sia lodato Gesù Cristo. Terza domenica di Pasqua. La risurrezione sia visibile attraverso la vita trasformata di coloro che credono in Gesù, e siamo noi. I racconti evangelici della risurrezione a prima vista ci sorprendono. Infatti, un evento così grande e così strepitoso avviene quasi nel silenzio e poche persone hanno la grazia di vedere Gesù risorto. Perché? Noi certamente non l'avremmo fatto così, ma Dio è diverso da noi. Evidentemente Dio non cerca i fans, Dio non ama lo spettacolo, non ama ostentare il suo potere come facciamo noi. Chi è piccolo cerca di esibirsi, chi è piccolo cerca il piedistallo, ma chi è veramente grande non ha questo desiderio, perché non è necessario. Dio, che è l'unico veramente grande, si muove con estrema discrezione ed estrema delicatezza, bussando alla porta del cuore e della libertà degli uomini. Dio vuole illuminare, ma non vuole accecare. Biagio Pascal giustamente ha osservato: c'è luce sufficiente per chi vuol vedere, ma c'è anche buio sufficiente per chi non vuol vedere. Tutto dipende dall'atteggiamento del cuore. È fondamentale capire questo. Non solo, Dio vuole che la risurrezione diventi visibile attraverso la vita trasformata di coloro che credono, di coloro che incontrano e frequentano il risorto. Vi confesso che ogni volta che incontravo Giovanni Paolo II o Madre Teresa di Calcutta sentivo il profumo di Gesù e avvertivo la presenza di Gesù risorto. Ricordo con emozione la santa morte di Giovanni Paolo II. Nell'ultimo periodo della sua malattia appariva sempre di più che dietro a quell'uomo c'era Gesù. Dietro la sua sofferenza c'era un consolatore. Dietro la sua morte c'era la certezza di un incontro, l'incontro con Gesù risorto. Noi invece molto spesso rassomigliamo ai discepoli di Emmaus. Siamo stanchi, spenti, siamo privi di entusiasmo e quindi incapaci di contagiare gli altri con la gioia della risurrezione di Gesù. Non abbiamo il Magnificat nel cuore, e si vede. Pensate, Federico Nietzsche, pensatore graffiante, blasfemo, ateo quasi irriducibile, ha tuttavia lanciato una sfida onestissima nei confronti di noi cristiani e è arrivato a dire: se Cristo è risorto, perché voi siete così tristi? Voi non avete il volto di persone credente. Terribile. Cioè, non profumate di risurrezione. Molto spesso, purtroppo, è così. Mettiamoci allora nei panni dei due discepoli di Emmaus e lasciamoci avvicinare da Gesù, rivivendo la pagina del Vangelo di oggi. I discepoli inizialmente si sfogano con Gesù, notate, e senza saperlo si lamentano di Gesù con Gesù. È un fatto impressionante. Dicono: speravamo, credevamo che tutto sarebbe cambiato in un momento, credevamo che il mondo si sarebbe rinnovato al battere delle ciglia del nostro Maestro, credevamo che il male sarebbe stato sconfitto per sempre, e sarebbe iniziata un'era nuova per i buoni, per i retti, per coloro che credono in Dio. Speravamo in Gesù. E invece è stato condannato e crocifisso. E sono passati 3 giorni da questi avvenimenti. Ormai il sogno è finito e la speranza è svanita. Che tristezza! E aggiungono un'osservazione quasi di sfuggita. Sì, dicono, alcune donne dicono che l'hanno visto, dicono che è risorto, ma chi può credere a queste fantasie? E Gesù ascolta la lista delle lamentele, ascolta il racconto della fede fatto senza fede, e alla fine interviene e dice: stolti e tardi di cuore, voi non avete capito lo stile di Dio, voi non avete capito
con quale forza Dio affronta il mare e vince il mare. Immagino lo stupore dei due discepoli. Forse guardarono Gesù con un po' di fastidio, di irritazione, o perlomeno di sospetto. Chi era questo personaggio che osava rimettere in discussione il loro scoraggiamento e il loro pessimismo? Ma non ebbero tanto tempo per pensare, perché Gesù disse: era necessario che accadesse tutto questo, perché Dio non vince come pensano di vincere i potenti, anzi i prepotenti di questo mondo. Dio vince con la bontà, con la pazienza, con l'umiltà, con il perdono. E tutto questo era stato già annunciato nella Sacra Scrittura molti secoli prima. Isaia aveva chiaramente parlato di un servo di Dio che si lascia colpire, ferire, trafiggere, ma non sconfiggere. Infatti, le ferite del crocifisso sono uno squarcio da cui esce un'inondazione di amore che rinnova il mondo. I due discepoli certamente guardavano l'uomo, il misterioso viandante, e si chiedevano: ma chi è costui? E sentivano che il cuore si stava entusiasmando e la speranza si stava riaccendendo, ma ormai erano giunti al villaggio e Gesù fece finta di andare oltre. Quei due discepoli coralmente gli dissero: no, non andare via, è tramontato il sole, resta con noi. Belle queste parole, resta con noi. E Gesù restò, si sedette a tavola, prese del pane, lo spezzò, lo benedisse e lo offrì ai due discepoli, sempre più sorpresi e sempre più commossi. A questo punto i loro occhi si aprirono nel gesto eucaristico dell'amore e riconobbero Gesù in quell'istante, ma lui scomparve. Il messaggio però era chiaro: se volete incontrarmi, ripetete il gesto dell'amore disinteressato, ripetete il gesto del dono totale di voi stessi fino al sacrificio. Lì mi incontrerete, mi riconoscerete e mi farete riconoscere anche dagli altri. Ecco un esempio. Una povera lebbrosa, raccolta dalla strada, con il corpo pieno di piaghe, venne amorevolmente soccorsa da Maria Teresa di Calcutta. La lebbrosa, meravigliata dalla bontà di Maria Teresa, domandò: ma perché fai così? Maria Teresa rispose: me l'ha insegnato il mio Dio. Nel mio sorriso è Lui che ti sorride, nelle mie mani è Lui che ti accarezza, nel mio amore è Lui che ti ama. La lebbrosa esclamò: che bello, fammi conoscere il tuo Dio. E Maria Teresa risponde: ma ormai lo conosci, il mio Dio si chiama amore e te l'ho fatto vedere. Questo è l'apostolato cristiano. È l'apostolato che dovremmo fare tutti nelle situazioni concrete della nostra vita di ogni giorno. Buon lavoro, buon apostolato. Sia lodato Gesù Cristo.